Buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti, benvenuti in Palazzo Medici Riccardi. Ringrazio il prefetto di Firenze per l'accoglienza, do il benvenuto davvero caloroso a Joseph Muscat, primo ministro di Malta, caro amico, e qui in realtà da qualche giorno, perché ha fatto le vacanze in Italia. Mi diceva anche che tanti italiani hanno fatto le vacanze a Malta, se è vero come è vero che l'Italia ha superato anche la Germania nella percentuale, nei numeri di presenze di turisti a Malta, ma Joseph ha speso qualche giorno qua e oggi, questa sera, sarà allo stadio Artemio Franchi per la partita tra Italia e Malta, e quindi, come dire, domani tornerà nel suo paese. E ci tenevo a dargli il benvenuto, passeremo qualche momento insieme e naturalmente sono ben felice di aver avuto l'occasione di condividere con lui. Lo faremo anche durante un pranzo toscano, qualche opinione e valutazione sia sulle questioni bilaterali. Come sapete, qualche mese fa ormai ho visitato La Valletta, sono stato a trovare Joseph con una delegazione del governo italiano, ma anche, e credo che sia molto importante, sulle questioni internazionali. Allora, prima di dare la parola a Joseph, credo che per me e per noi sia particolarmente preziosa questa occasione per ringraziare Malta per il lavoro che abbiamo svolto insieme e che continuiamo a svolgere insieme. In queste ore le navi della Marina Militare, della Guardia Costiera, delle strutture della difesa italiana assieme ai colleghi di Malta e di altri paesi europei continuano imperterrite a tentare di salvare vite umane nel Mediterraneo, a intervenire di fronte a un'emergenza che è l'emergenza immigrazione, un'emergenza che ha visto fino al 28 agosto 115.544 salvataggi da parte del, comunque sbarchi, da parte delle strutture in Italia. Come sapete, il primo porto di arrivo, il primo approdo più che porto è quello di Lampedusa, il secondo è quello di Augusta, il terzo Reggio Calabria, il quarto Pozzallo, e questo lavoro che continuiamo a fare insieme è un lavoro che è caratterizzato da un'idea di fondo, che è un'idea di visione della donna e dell'uomo di oggi. Malta e Italia, Joseph ed io insieme pensiamo che ovviamente non ci sia alternativa a cercare di salvare tutti coloro i quali rischiano di morire, non si discute neanche. Prima di tutto si cerca di intervenire per salvare le vite umane, e questo lo stiamo facendo con tutte le difficoltà del caso, con tutti i limiti, con tutte le problematiche che conoscete, ma è un qualcosa che sta andando avanti, che stiamo facendo insieme. Poi naturalmente, e questo è il punto conclusivo del mio ragionamento, dobbiamo prendere atto che questa emergenza, che non è un'emergenza, non è solo un'emergenza, perché continuerà a lungo, non si risolve in qualche giorno, occorreranno settimane e mesi, richiede un approccio globale europeo. Questo è il punto che con Joseph abbiamo posto da soli all'inizio, chiedendo con Malta il vertice europeo di aprile, il vertice straordinario. Abbiamo posto il tema dei numeri della relocation non perché volevamo un aiuto numerico semplicemente, ma perché pensavamo, lo abbiamo detto, che quella della questione europea fosse una grande questione da affrontare tutti insieme e non come singoli stati. Abbiamo ottenuto nel vertice di giugno un primo passaggio, ancora tutto da declinare nelle prossime settimane, nei prossimi summit, ma oggi che l'emergenza coglie anche altri paesi, oggi che il dramma arriva in altre coste, oggi che plasticamente le immagini che vediamo sono immagini che stringono il cuore e strapazzano l'anima,
da padre, vorrei dirlo, prima ancora che da primo ministro, oggi che un padre sta cercando di tornare a Kobane per portare quel bambino che abbiamo visto, quell'immagine di Aylan, 3 anni, il suo fratellino di 5, sua moglie, perché sono morti tutti e tre, non soltanto il piccolo Aylan, ma anche il suo fratellino e la sua sorella. C'è un padre che sta cercando di tornare a Kobane per poter seppellire la sua famiglia. Ecco, di fronte a queste immagini, che sono poi le stesse immagini delle stive delle navi del Mediterraneo, che sono le stesse immagini del tir di Vienna, che sono le immagini del tunnel di Calais, di fronte a queste immagini io credo che noi abbiamo il dovere di dire che l'Europa non può perdere la faccia. Non è colpa dell'Europa se si verificano queste circostanze. È dovere dell'Europa però dare una risposta unitaria, dare una risposta che parta dal diritto d'asilo europeo, dalle iniziative europee sulla accoglienza e gestione dell'emergenza, dal rimpatrio europeo, perché c'è un tema di rimpatrio che deve essere affrontato, ma anche da una strategia globale che tenga insieme gli interventi fondamentali da fare nei paesi di origine, cooperazione internazionale, aiuti allo sviluppo e contemporaneamente gestione dell'emergenza e dei rimpatri con quei paesi. Ecco perché, e finisco, il rapporto con Malta è un rapporto che noi stiamo del quale siamo molto grati a Joseph e al suo governo, perché è un rapporto naturalmente che si basa su tante questioni, tante sfide, tante partite da vincere insieme, non quella calcistica di buon vicinato, ma quello che ci unisce innanzitutto oggi è un'idea dell'Europa, per cui l'Europa non può essere soltanto regole e astratte discussioni burocratiche. L'Europa è in quel tir, l'Europa è nelle stive delle nostre navi, l'Europa è negli occhi di quelle persone che magari hanno soltanto bisogno di raggiungere l'Europa per lasciarla. Quella famiglia, da quanto si legge, voleva andare in Canada, aveva un progetto di vita fuori dall'Europa, ma l'Europa deve dimostrare il volto umano, cosa che, ahimè, non sempre siamo stati in grado di fare, anche seguendo le dichiarazioni di altri nostri colleghi. Allora la nostra proposta è quella di prendere atto che questo problema non si risolve nel giro di qualche ora, non si risolve nel giro di qualche settimana, occorre una politica europea globale e onnicomprensiva che faccia capire che ci troviamo di fronte non soltanto a un'emergenza ma a una sfida. Non occorreranno giorni ma mesi, Malta e Italia insieme vogliono affrontare questa partita recuperando l'ideale europeo, che è quello non dell'accogliamo tutti indiscriminatamente, perché non è possibile, ma certo del tentare di salvare tutti. Questo è un assoluto dovere e credo che sia stato un fatto positivo che Joseph abbia ottenuto, col nostro aiuto e con l'aiuto di tutti, che l'11 e 12 novembre prossimo a La Valletta, a Malta, si terrà il vertice euro-africano, un summit dedicato esattamente al tema non soltanto della gestione dell'emergenza immigrazione, ma anche della strategia di sviluppo e della valorizzazione di una politica per il Mediterraneo e per l'Africa. Ecco perché abbiamo colto l'occasione di questa visita del Primo Ministro per anche condividere con voi alcune riflessioni, e senza indugio chiederei al Primo Ministro di esprimere le sue, per poi dare spazio a una domanda per ciascuno. Grazie mille Matteo, grazie per la tua cordiale ospitalità in questa fantastica città. Un po' di anni fa il problema dell'immigrazione era sinonimo delle isole a largo della Spagna, poi è diventata Lampedusa, Malta, la Sicilia, la Calabria. Adesso stiamo vedendo Budapest, stiamo vedendo Calais. Tutto questo, stiamo vedendo la Grecia ovviamente, tutto questo per me è simbolo del fatto che se trattiamo il problema sullo sfondo di un paese solamente non c'è una soluzione. Perché ogni volta che un paese singolo prova a trovare una soluzione singola per sé, sì,
Gli spagnoli hanno trovato una soluzione per qualche anno. Forse noi troviamo una soluzione per qualche anno. Forse i greci la troveranno per qualche anno. Forse gli ungheresi faranno un muro, la solveranno per qualche anno. Ma se non c'è una soluzione europea, è quello che abbiamo detto insieme anche al vertice, negli ultimi vertici, che noi non è che siamo qua gridando aiuto come disperati. L'Italia è un paese grande, ce la può fare con i suoi mezzi. Malta è un paese piccolo, in questo momento stiamo avendo un'ottima collaborazione con l'Italia, anche con il sistema che è stato proposto con la Commissione europea un paio di mesi fa. Noi non davamo nessun caso di persone, ma prendevamo più persone noi stessi, e siamo disposti a prendere più persone noi stessi, per dire e per dare il messaggio che questo problema deve avere una soluzione europea, anche se tutte le capitali vanno a vedere soltanto il problema quando sbarca nei loro confini, la soluzione sarà soltanto temporanea e, che come si dice in inglese, sarà un passing the buck, che vuol dire che il problema si dà agli altri senza mai risolverlo. Alla fine viene indietro con gli interessi, con gli interessi molto alti. Allora il vertice della Valletta il prossimo novembre avrà uno scopo di avere una strategia più a lungo. Sono totalmente d'accordo con il Presidente del Consiglio che c'è bisogno di salvare le vite. Su questo non c'è nessuna controversia. Noi stiamo facendo il nostro meglio con le forze italiane, siamo il solo paese in Europa e penso anche nel mondo che sta dando il 100% delle sue risorse militari limitate per questioni di salvataggio, ne siamo fieri e continueremo a farli, ma c'è anche bisogno di essere molto chiari sul bisogno dei rimpatri. E i rimpatri non possono essere fatti dall'Italia, non possono essere fatti da Malta, non possono essere fatti dall'Ungheria, devono essere fatti dall'Europa. Cioè, allora bisogno di un sistema europeo dei rimpatri che lavori in un modo più efficace, e finalmente questo è un messaggio che dobbiamo considerare, che dobbiamo dare gli aiuti ai paesi africani, ai paesi d'origine, ma quei paesi che non vogliono collaborare, ci deve essere una contropartita. Come Europa noi siamo disposti e dovremmo essere disposti a dare i soldi, a dare le risorse, a dare accesso ai nostri mercati se c'è bisogno, a dare un modo legale e molto chiaro come persone possono attraversare per venire a vivere in Europa, ma c'è bisogno che anche paesi africani fanno la loro parte con la collaborazione sui documenti, sulla questione di trasparenza, sulle questioni di democrazia. Non si può fare in 10 minuti, non si può fare in 10 mesi, ma penso che il summit della Valletta, la Commissione europea con tutti noi, può fare un blueprint come si può per la prima volta seriamente avere una strategia a lungo termine che abbia dei risultati concreti. Noi quello che, su cui lavoreremo, penso che alla fin fine tutte queste foto che stiamo vedendo, no? Io ho visto anche altre foto di persone morte sulla costa libica, che sfortunatamente non raggiungono i giornali internazionali per ragioni o altre. Ultimo tema che vorrei menzionare è il tema della Libia. Sulla Libia penso che sia il nostro dovere, come più stretti vicini di questo paese, fare sì che il tema della Libia non scompaia di nuovo
dalla scena internazionale. E solamente perché abbiamo messo la pressione negli ultimi mesi che la comunità internazionale ha ancora una volta scoperto che in Libia c'è una crisi. C'è un settore del paese che è stato preso dai terroristi, c'è una situazione dove dobbiamo fare gli altri sforzi, più sforzi, per vedere una forma di governo di unità o quasi unità nazionale, perché l'unico modo in cui almeno io vedo una soluzione a medio termine sulla questione dell'immigrazione come management del problema, non soluzione vera e propria, è avere un partner credibile in Libia. Se non c'è un partner credibile in Libia, la situazione diventerà ancora peggio. Allora ringrazio di nuovo il Presidente del Consiglio per la sua cordiale ospitalità. Grazie Joseph, una domanda a testa. Sì, buongiorno, sono Paolo Molinari dell'AGI, Agenzia Italia. Volevo chiedere se siete d'accordo, se approvate la proposta di Juncker di compensare con esborsi economici da parte delle nazioni che non accolgono i rifugiati, appunto il mancato accoglimento. Grazie. Io credo che le proposte che emergeranno saranno verificate al tavolo, al momento stiamo soltanto ragionando di ipotesi, di fonti UE dicono di possibili suggestioni. Vediamo di essere chiari, lo ha detto molto bene il primo ministro Muscat, noi non abbiamo mai chiesto aiuto perché da soli non ce la facciamo. Noi abbiamo detto, anche a costo di prendersi delle polemiche interne, che di fronte a una situazione come quella che stiamo vivendo, o c'è una risposta politica con la P maiuscola dell'Europa, oppure chi perde la faccia è l'Europa stessa. Perché l'Europa che ti ragiona dello spread, della tassa, del bilancio, del codice burocratico, di fronte a una vicenda come quella che stiamo vivendo, è un'Europa che non è coerente con la propria storia. Noi abbiamo chiesto questo nei nostri interventi al vertice, ai vertici che abbiamo fatto insieme, quello di aprile e quello di giugno. Vi ricordo che quello di giugno è andato avanti fino alle 3, che abbiamo fatto? Perché quello della Grecia abbiamo fatto l'extra time, diciamo, ma quello di giugno andammo a letto verso le 2:30, 3, dopo una discussione molto accesa su questo punto, dove per la prima volta fu accettato poi il principio della relocation. Siamo o no d'accordo con le proposte che farà la Commissione? Attendiamo che la Commissione formalizzi le proposte. Tendenzialmente noi abbiamo sempre visto nelle parole di Jean-Claude Juncker una sensibilità rilevante, una sensibilità corretta, una sensibilità che apprezziamo su questo tema, anche per formazione politico-culturale personale di Juncker. Quindi non si tratta adesso di stare a mettere i puntini sulle i sulla singola posizione, perché ancora non è ufficiale. Quando i documenti della Commissione saranno portati all'attenzione del Consiglio, dei ministri prima, dei premier nel mese di ottobre, discuteremo e verificheremo. Voglio però cogliere l'occasione per dire una cosa agli italiani. L'Italia è un paese solido, l'Italia è un paese forte, l'Italia è un paese che non ha i toni di demagogia, non usa quei toni di demagogia che una parte del dibattito pubblico anche nazionale ha avuto in questi mesi. La stragrande maggioranza degli italiani, pur vivendo anche con legittima preoccupazione le notizie che arrivavano dai media, ha sempre mostrato un volto solido e solidale. Che vuol dire questo? Che se c'è un bambino che rischia di affogare si fa di tutto per salvarlo? Che non tutti possono avere l'accoglienza per cui si fanno i rimpatri? E che però contemporaneamente c'è un'umanità di fronte a ciò che vediamo, che nessun elemento di consenso può mettere in discussione.
C'è stato un periodo in cui anche nel nostro paese si è fatto la gara a chi la sparava più grossa, più alta, per rincorrere la paura, la demagogia. Questo non è il tempo della demagogia sulla questione dell'immigrazione. Ciò non significa che sia il tempo del buonismo, non è il tempo della demagogia e non è il tempo dell'iperbuonismo. È il tempo della serietà e della politica. Allora, anche rispetto all'Unione Europea, non continuiamo a commentare singole proposte, non serve una proposta. Non saranno soltanto gli hotspot a salvarci, e vanno fatti. Non saranno gli spot a salvarci. Occorre una strategia complessiva, che vuol dire, lo diceva Joseph, politica estera, andare in quei paesi, politica economica in quei paesi lì, dare un certo tipo di aiuti a condizione che si possa fare un percorso. Io trovo, continuo a pensare che sia sorprendente che il mio governo sia il primo governo che va sotto il Sahara in due visite ufficiali dopo 70 anni di esperienza repubblicana. È segno che qualcosa anche noi non abbiamo fatto in questi anni. Eppure quanto è importante investire nelle nazioni che sono le nazioni da cui partono questi nostri fratelli che rischiano la vita prima nel deserto e poi nel mare. E contemporaneamente, accanto alla politica estera, alla politica di aiuto allo sviluppo, occorre dire e dirselo con franchezza che per molte di queste persone è naturale che un certo mondo sia il luogo naturale dove voler vivere. Ma scusate, ma ci potete pensare un attimo a voi, alla vostra vita? Ma se voi aveste una figlia di 12-13 anni, che magari rischia in quel paese da cui scappate di essere data in sposa a uno di 40, scappereste o no? Allora, il problema, se voi vedete che di fronte a voi c'è una dittatura pericolosa, pensate davvero che sia l'ondata demagogica di un leaderino italiano o europeo che dice noi chiudiamo le porte, non rendendosi conto che le porte in un mondo globale non le chiude nessuno, si possono gestire i flussi, si può avere un approccio comprensivo e una visione strategica, ma l'idea demagogica di dire io faccio come voglio, mi chiudo a chiave, chi si è visto, non esiste nel mondo globale di oggi, non esiste. Ecco che occorre avere una risposta politica che vada oltre il singolo intervento. È un problema economico? Sicuramente può essere un elemento anche questo, però quello che a me ha colpito negli ultimi 3 mesi è che a giugno, nella discussione che abbiamo fatto con Joseph, sembravamo lui ed io a chiedere chissà che cosa, perché vedevamo le immagini che venivano dalle nostre navi in mezzo al Mediterraneo. E altri pensavano che quello non fosse un problema, che fosse una nostra fissazione, che fosse un nostro cruccio. Oggi che il problema è di tutti, il nostro appello è alla ragionevolezza, al buonsenso. Voglio dire agli italiani che il numero degli immigrati, dei profughi che è arrivato è lo stesso dell'anno scorso. In Italia il numero è lo stesso dell'anno scorso, alto, ma è 3.000 persone in più al momento dell'anno scorso, alla fine di agosto. Quindi l'emergenza si può gestire se c'è una visione strategica per i prossimi anni e se si smette di rincorrere la demagogia e si afferma che questo è lo spazio della politica. Se l'Europa fa questo, torna a essere l'Europa degli ideali. Se l'Europa è soltanto l'Europa dei vincoli di bilancio, non serve neanche a se stessa. Questo Jean-Claude Juncker l'ha capito, lo ha detto in tutte le sedi, voglio dargliene atto, e sono certo che assieme a lui e assieme agli altri leader europei, perché sono le parole che ha utilizzato Angela Merkel, sono le parole che hanno utilizzato altri leader europei, che ha utilizzato François Hollande, che hanno utilizzato nostri altri colleghi che sono intervenuti, inizio ovviamente dai paesi fondatori, dal Belgio, dall'Olanda, dal Lussemburgo, che per primi intervennero in quella discussione la sera del summit di giugno. Bene, tanti nostri colleghi stanno dicendo le stesse cose. Agli italiani dico, siamo un paese solido e solidale, siamo in grado di gestire questa vicenda. Agli europei dico, su questa battaglia ci giochiamo non soltanto la faccia. Io sono totalmente d'accordo con Matteo, penso che in questa questione
non dobbiamo confondere la Commissione europea con l'Europa. Nel dire che la Commissione europea penso che abbia fatto un lavoro molto buono negli ultimi mesi. Io personalmente vedo un cambiamento ultra positivo con la nuova Commissione Juncker sulla sensibilità su questa questione. Sì, adesso è in procinto di essere esposto a un nuovo pacchetto di proposte. Io non posso commentare su queste proposte perché non c'è nessuna proposta formale, adesso le dobbiamo vedere, ma penso che alla fin fine, io penso che sia la storia a giudicarci. La storia non ci giudicherà in 2 settimane o in 2 anni, ci giudicherà in un decennio o due, dove quando sarà più stabilizzata questo fenomeno globale dei flussi migratori, quelli che studieranno la storia fra una decina o una ventina d'anni forse sorrideranno, forse saranno fieri, forse non saranno tanto fieri dei leader dei loro paesi al cospetto delle posizioni che prendono. Io penso che i leader di questi due paesi presenti qua stanno prendendo una posizione ultrasensibile e anche che guardi al di là dei loro terreni nazionali. Question from Malta. Peter Passait, VU Malta, signor Primo Ministro, signor Presidente del Consiglio. In vostra opinione sincera, perché c'è stato bisogno di questo che succede adesso? Perché l'Europa si alza e prende atto di quel che succede nella questione immigrazione. Malta e Italia, come sapete bene, hanno lavorato per anni per mettere la questione in agenda europea, però è stato come la voce nel deserto. Adesso succede tutto questo e tutta l'Europa si alza, come detto. Pensate che questo che succede adesso rivendica la posizione di Italia e Malta in tutti questi anni? Credo che non ci importi tanto aver ragione, aver avuto ragione, ci importa che il problema sia risolto. L'Europa in realtà ha iniziato a cambiare direzione da aprile del 2015, da dopo quel summit che abbiamo chiesto assieme a Joseph. Lì è stato il momento della svolta. Tant'è vero che oggi si sta pensando di allargare i numeri, ma si parte dall'impianto di aprile, degli ultimi summit. Quello che voglio dire è che utilizzo un gioco di parole italiano. L'Europa non si può soltanto commuovere. L'Europa si deve muovere, perché di leader europei che si sono commossi ne abbiamo avuti già troppi. Di leader europei che si sono mossi qualcuno in meno. Allora, oggi le immagini che vediamo, ma che ricordava Joseph, sono immagini che a noi arrivano, non voglio dire tutte le settimane, ma quasi. Chi ha visto le immagini dei corpi dentro il TIR in Austria si rende conto della drammaticità. Chi come noi sta raccogliendo una nave in fondo al Mediterraneo per dire che quei morti hanno diritto a una sepoltura e anche per dire che l'Europa non può girarsi dall'altra parte, sa cosa significa vedere il robottino che scende e fa le foto e vede dei corpi incastrati? Quindi le immagini forti aiutano a commuoversi. Io vorrei che l'Europa fosse capace di muoversi, non soltanto di commuoversi. E la risposta, ripeto, deve essere una risposta ampia, globale e comprensiva. Ben venga l'attenzione di tutto il mondo mediatico europeo di fronte a ciò che sta avvenendo, perché vuol dire che non siamo indifferenti. E ben venga anche, lasciatemelo dire, l'attenzione finalmente di questo come un tema prioritario. Quanto a Malta e Italia, noi nel Mediterraneo, insieme agli altri, continuiamo a fare la nostra parte. Credo che possiamo ben essere fieri e orgogliosi di ciò che hanno fatto le nostre donne e i nostri uomini. A me colpisce in particolar modo le immagini di quei bambini nati a bordo delle nostre navi, donne incinta che sono state salvate e che hanno poi partorito
sulle navi della Marina Militare o della Guardia Costiera, e sono momenti ovviamente che ti rendono diversa la vita, perché credo che sia davvero l'immagine più forte di un salvataggio delle vite. Però noi non siamo chiamati a reagire all'emozione, noi siamo chiamati a fare una strategia di lungo periodo. Ci sarà da lavorare tanto ancora, ci sarà da lavorare tanto. Diffidate da quelli che vi dicono: beh, si risolve alla svelta, si risolve velocemente. Non è così. Però quello che voglio dire è che se l'Europa ce la mette tutta, lo risolviamo questo tema, e lo risolviamo con l'ideale di credibilità e di passione che ci caratterizza. No, da parte mia penso che la questione principale è che noi abbiamo il lusso, per dire così, di essere in grado di mantenere la nostra stessa posizione di mesi fa. Non abbiamo bisogno di andare di fronte ai nostri elettori o di andare a qualche vertice europeo cambiando posizione. Quello che diremo il prossimo riunione sarà la stessa cosa che abbiamo detto nelle scorse riunioni. Quello che spero è che ci saranno altri leader che avranno il coraggio di cambiare le loro posizioni da quello che hanno espresso alcuni mesi fa. Perfetto. Porto a vedere Joseph la cappella dei Magi, che è uno dei posti più belli di Palazzo Medici Riccardi, anche per voi, quando avete finito, se vi fermate, giornalisti non fiorentini, è una cosa che vale la pena. Ma eccoci. Avete notato la cravatta di Muscat? Segnalo, che colore è? Me l'ha data lui. No,